Una buona serata, buon giovedì, ben ritrovati. L'appuntamento è il numero 16. Ci stiamo avvicinando a metà stagione. Con Velo, la nostra rubrica dedicata al mondo del ciclismo, tante le corse in corso, perdonate il bisticcio lessicale in questo momento, si è chiuso il Delfinato, ha vinto Roglic, sta correndo il Giro di Svizzera, c'è il Giro Italia Under 23, insomma sono tanti gli argomenti di cui parlare, tutti ovviamente in avvicinamento al Tour de France, ma parleremo non solo di ciclismo maschile, professionistico e under 23, perché il Giro d'Italia under 23 peraltro ha suscitato anche qualche polemica social, e poi ne parleremo nel corso della puntata, perché so che è un argomento che attira molto l'interesse di chi sta a casa. Parleremo anche di ciclismo femminile, perché Marta Cavalli ci ha regalato una grande soddisfazione sul Mont Ventoux, si avvicina il Giro Donne che parte a fine mese con la Crono di Cagliari, e quindi avremo tanto di cui parlare questa sera. Lo faremo insieme a voi, qualora lo vogliate, al 392-623-7060, WhatsApp o SMS, così come potete commentare la nostra diretta Facebook se ci seguite fuori di casa, o se magari state vedendo la televisione, magari qualche altro evento sportivo, e vi va di vederci e non perdervi Velo anche in streaming, ecco qua. Lo faremo anche con, ovviamente, con i nostri ospiti. Con piacere ritrovo in formissima, perché sta facendo grande attività fisica e quindi è in forma smagliante, l'ideatore della trasmissione, Luciano Robottini. Ciao Luciano, ben ritrovato. Buonasera Jacopo e buonasera a tutti. Sei in forma Tour de France, così a occhio. Beh, diciamo, ci manca 15 giorni, c'ho il tempo tecnico per prepararmi bene al Tour. Ecco, meno male, ti vogliamo in grande forma. Ovviamente di prospettive Tour de France parleremo, ma parleremo soprattutto, come detto, di ciclismo femminile. Lo faremo con Giuseppe Lanzoni. Ciao Giuseppe. Buonasera a tutti e sempre viva il ciclismo. Sempre, ovviamente, della UAE ADQ, quindi grande squadra, davvero squadra di riferimento nel mondo, nel panorama ciclistico femminile. E poi ovviamente in collegamento lo ritroviamo dopo i bagordi di 7 giorni fa e adesso contento e soddisfatto, reduce dal Tour dell'Occitania, non perché l'abbia corso ma perché lo sta commentando, Riccardo Magrini. Ciao Riccardo. Ciao, buonasera a tutti. buonasera a te. Allora, questi gli ospiti, ovviamente poi nella parte finale parleremo anche di un appuntamento importante, il Memorial di Toro Fantini, che ci sarà a Sant'Eusanio del Sangro questo fine settimana. Noi ci fermiamo per la pubblicità, non cambiate canale come di consueto, o se vi va fatelo per pochi istanti, e poi rimettete il canale 13 del Digitale Terrestre, e tra poco parte Velo numero 16. I need a bag, bruh. Send it through Clearly. I'm making his dog.
like I'm in the big leagues. Told him that I gotta go, dawg. I'm riding a road, y'all. I think that I'm back in my bag now. So I need that go, y'all. Got hits when he throwing a fastball. Just too quick for it, peeling off like the whip orange. Seen the effort, it's piss poor. I got too much, I gotta tend to. Car payments and the rent due. Told y'all that I'm 6 foot, but with the money stabbing, I'm 10'2". Too much that I've been through, so I put it all in that rear view. Clean money in the black whip. Da oggi Casa della Batteria la trovi in oltre 20 punti vendita in centro Italia con personale specializzato. Quando incontri il marchio Casa della Batteria, fermati con fiducia. Troverai una gamma completa di batterie per qualsiasi esigenza, nei settori auto e moto, industriali e agricolo, automazione, emergenza e sicurezza, tempo libero. Visita il sito www.casadelabatteria.com. Scopri la filiale Casa della Batteria più vicina a te. Casa della Batteria. Gli specialisti per l'energia accumulata sono vicini a te. Gaglioti Ricambi Industriali. Per ogni esigenza di manutenzione e riparazione abbiamo la soluzione. L'azienda è specializzata nella fornitura e pronta consegna di un'infinita varietà di ricambi industriali di vario genere. È il partner ideale per soddisfare ogni esigenza di manutenzione e riparazione delle vostre industrie. Grazie alla pluriennale esperienza nel settore, offre esclusivamente prodotti di altissimo livello e qualità. Visitate il sito gagliotiricambi.com per saperne di più. Di nuovo insieme, appuntamento numero 16 con Velò, la rubrica interamente dedicata al mondo del ciclismo. Mi fa particolarmente sorridere perché rubrica interamente dedicata al mondo del ciclismo, durante la sigla io e Giuseppe Lanzoni che condividiamo le sciagure calcistiche. Da tempo parlavamo di mercato, di calcio, ma adesso Giuseppe, poi ne riparleremo a puntata finita, questioni di mercato dolorose, e anche un po' piacevoli, dai, vedremo. L'importante è che la sciagura noi non ci abbandona mai. Comunque, argomento aperto e chiuso, appuntamento numero 16, abbiamo tanto di cui parlare. Prima della pubblicità non ho ringraziato, come di consueto faccio, Maurizio da qui in regia, questa sera insieme a Karim Finotti in versione apprendistato, perché domani Maurizio da qui se ne va bel bello in vacanza per una settimana, lo ritroveremo alla puntata 18, quindi al numero 17 se la salta, e hai capito Riccardo? Se ne va bel bello in vacanza. E giusto. Però mi sembra giusto, perché insomma sì, anche, ci mancherebbe. Cioè, con tutto quello che ha avuto da sopportare in queste settimane. Questo mi sembra è vero. Si vada a recuperare un po', insomma. Questo poi è anche, vero. Cioè, deve fare anche il fonico ora, di qui in avanti, cioè, perché non sappiamo più mettere nemmeno i microfoni a posto. Insomma. Ah, ok, ecco qua. Anche perché Otello che è sempre presente, saluto. Otello è contrario alle ferie. No, dicevo, anche perché qui i conduttori qui sono sempre in ferie, è giusto che ogni tanto ci vada anche chi lavora. Anche chi certamente lavora. Sono d'accordo. Da dove iniziamo? Iniziamo con il Delfinato, perché Riccardo, vengo da te, in realtà è un, di solito questo è un periodo insomma di rodaggio, di preparazione, c'è Pogacar che ha scelto una strada, Roglic ne ha scelto un'altra per avvicinarsi al Tour. Roglic lo ha fatto in maniera molto molto interessante, per esempio vincendo il Delfinato, che ci ha fatto riscoprire un Van Aert in grandissima forma. Come lo vedi questo duello a distanza, se poi duello sarà, perché non è detto che sarà,
solo un duello. Noi ci auguriamo che magari possa regalarci magari qualche sorpresa, qualche protagonista che non ci aspettiamo. È quello sicuro, perché oggi per esempio Vlasov ha vinto una bellissima tappa alla Svizzera e si pone come contrapposizione a questi due. Per parlare di Roglic e di Pogačar è molto semplice, due strade diverse. Roglic ha fatto altura, come si sovviene in questo periodo, come l'ha fatta anche Pogačar. Pogačar ha fatto una roba esagerata di dislivelli a Livigno, ha fatto lo Stelvio, ha fatto insomma tutte le salite che c'erano da fare. Si è presentato allo Slovenia facendo subito un numero, perché effettivamente la prima tappa, che era ieri, ha subito stradominato insieme a Maika, poi ha vinto Maika, ma lui è lì a 8 secondi e quindi mi sembra in grande condizione. Roglic l'ho visto ancora indietro, secondo me, pur essendo vincitore del Delfinato, però ha trovato un grande compagno di squadra, che è Vingegaard, che effettivamente lo ha portato praticamente al traguardo. Poi dopo nel tappone c'è stato questo bellissimo gesto da parte di Roglic, Vingegaard, insomma tutte e due a braccia alzate, però devo dire che ha fatto un qualcosa di interessante anche in queste immagini che vediamo, perché Verona, quando lui ha preso poi la maglia gialla, poteva secondo me prenderlo, però evidentemente la lezione impartita lo scorso anno, vi ricorderete, alla Parigi-Nizza, dove ci fu quella polemica su Meder, che riuscì, se vi ricordate, lui volle fare il cannibale e poi la pagò nel giorno successivo. Ecco, queste sono cose che comunque fanno bene, perché lui evidentemente ha imparato la lezione e Verona ha potuto così vincere questa bella tappa. Lui, facendo il secondo posto, ha preso la maglia, ma insomma si tratta di due percorsi diversi, un pochino più impegnativo secondo me il Delfinato, come qualità anche di corridori, però due strade che portano a una soluzione, quella, la partenza da Copenaghen, che insomma il primo di luglio ci farà vedere subito di che pasta sono fatti. Tutte e due sono fortissimi e partono come super favoriti, però come hai detto te, Jacopo, ci potrebbero essere delle sorprese, certo. Quindi ce l'aspettiamo tutti, siamo molto ansiosi di vedere partire questo Tour de France. Eh sì, come dimenticare quella scena, peraltro è uno dei claim che mandate spesso durante le interruzioni ad Eurosport, con Meder che alla fine si gira e fa: ma guarda questo, deve andare a vincere la tappa proprio quando sto per arrivare, indimenticabile. Giuseppe, vengo da te, sei d'accordo con l'analisi di Riccardo? Ovviamente Delfinato un po' più duro dello Slovenia, come vedi le tappe di avvicinamento di questi due? Beh, sono scuole totalmente diverse, anche se sono della stessa nazione, hanno scelto due strade praticamente diverse. Non credo tanto che ci saranno delle sorprese al Tour, perché il Tour è una corsa che sorprese ce ne sono sempre poche, i favoriti sono sempre quelli, non è come il Giro che vince sempre una sorpresa. Al Tour raramente vince una sorpresa, vince sempre uno tra i due o tre favoriti della vigilia. Io naturalmente faccio il tifo per Poga, certo, ci mancherebbe, la tua squadra. Fa parte della nostra squadra, poi lo conosco, è un ragazzo veramente straordinario, semplice, è un cannibale. È un cannibale, perché lui quando inizia la salita vuole vincere, ma anche Roglic non è da meno, e quindi sarà una grande sfida sicuramente, vince il migliore. A proposito di sorprese, ne avevi una in canna così, che regaliamo come un cadeau questa sera, che manca ancora un po' di giorni all'inizio del Tour de France. Io ti ringrazio per il nome che vorrei dire tra poco, perché fa parte della mia squadra e sarebbe una cosa eccezionale se portasse a casa il Tour de France. Però sì. Visto che abbiamo parlato di sorprese e che c'è questo duello, no, diciamo che è un corridore di grandissima qualità ed è Vingegaard, perché lì alla Jumbo, secondo me, per contrastare effettivamente lo strapotere di Pogačar,
devono anche tatticamente metterci qualcosa di speciale a questo Tour de France, perché se andiamo a duellare tra i due in partenza, cosa ci dice la storia? Che Pogacar in questo momento è più forte di Roglic. Però ritornando in senso assoluto. Assoluto. Però ritornando sulle strade intraprese da questi due corridori, chi ha deciso per il Delfinato e chi ha deciso per lo Slovenia, ritengo che la strada intrapresa da Roglic sia perlomeno a livello tradizionale la più interessante, perché andare al Delfinato significa mettere anche un po' più di fatica nei motori dei corridori. E mi sembra che la qualità, come diceva Riccardo, anche a livello di corridori era veramente interessante, quindi è stato un test importante dove non abbiamo visto il miglior Roglic, però a 15 giorni dal Tour tutto ci può stare. È anche giusto che sia così a 15 giorni dal Tour. Invece per quanto riguarda Pogacar, lo Slovenia rappresenta per lui corridore di casa, probabilmente anche per far contento gli organizzatori di questa grande corsa che anno per anno cresce sempre di più, ha preferito una corsa un po' più soft. Poi i motori di questi due atleti sono anche diversi, il Roglic ha bisogno per l'età di far più fatica rispetto al giovane talento Pogacar, quindi Pogacar potrebbe servire meno fatica alla vigilia di un Tour de France. Poi per quanto riguarda, come ti avevo detto prima, ritengo che la Jumbo quest'anno al Tour possa effettivamente competere con Pogacar, perché c'ha una grande squadra, un grande team, e c'ha questo Vingegaard che, sfruttandolo bene, potrebbe mettere tatticamente in difficoltà la UAE, e quindi sarà un bel Tour appunto da seguire tappa per tappa, perché questo dualismo possa essere interessante fino alla fine. Poi do ragione a Giuseppe, perché poi le grandi corse a tappe del ciclismo alla fine vince sempre il più forte, quindi non si sa chi vincerà questa edizione del Tour, però chi vincerà questo Tour sarà il più forte. Questo sicuramente, però io penso, correggimi se sbaglio Giuseppe, che lui volesse fare proprio una differenziazione, cioè tu hai detto, e sono d'accordo, all'interno di una corsa di 21 giorni vince il più forte in quella corsa. Giuseppe dice ci può stare che al Giro d'Italia vinca il più forte in quel momento, al Tour de France vince il più forte, diciamo in senso assoluto, riprendo le mie parole, la mia espressione precedente, cioè anche un esempio, un Pogacar al 90% con ogni probabilità, se al Giro d'Italia magari potrebbe non vincere, al Tour de France è difficile che sbaglio. Ho interpretato male? No, è così. Anche nel complesso, tutte le squadre che partecipano al Giro di Francia portano tutti i migliori che hanno, mentre al Giro fanno delle selezioni, è un po' più, è molto diverso. Il Giro di Francia è il mondiale, è il vero mondiale. Chi vince il Giro di Francia è il miglior corridore del mondo che c'è, e non è il mondiale il miglior, chi vince la corsa è il migliore, è il Giro di Francia. Quindi è molto difficile che ci saranno delle sorprese, quei 4-5 che sono i favoriti, forse anche meno di 4-5, 3-4 sono quelli che si lotteranno il Giro, il Tour, e quindi non penso. Concludi, ti ho interrotto, pensavo avessi finito. Ti dicevo, a proposito di Tour de France, una delle salite mitiche ci ha regalato al femminile una grande pagina con Marta Cavalli qualche giorno fa. Vediamo anche un po' di immagini. Ecco, anche il fatto che non è la prima volta che si arrivava sul Ventoux per le donne, però che ci siano queste salite, che anche te hai attaccato sulla t-shirt un logo importante. Stiamo veramente arrivando all'aggancio tra i due movimenti, Sì, diciamo che sta crescendo anche troppo velocemente il ciclismo femminile, perché si sta andando nell'esagerazione dei contratti con le ragazze. Purtroppo le squadre sono tante, le ragazze forti sono poche ancora, non è come negli uomini che ci sono
tante qualità, tanti atleti. Nelle donne, quando hai tolto 40-50 ragazze di alta qualità, c'è ancora un po' di vuoto. Però le squadre vogliono tutte investire, vogliono tutte crescere, quindi il mercato è cresciuto tantissimo, troppo, però diciamo fa bene al ciclismo. Marta Cavalli quest'anno sta facendo una stagione fantastica, la ritengo l'unica vera avversaria che ci sarà per la Van Vleuten sia nel Giro d'Italia che nel Giro di Francia. E una nuova scommessa, perché ancora non si è misurata alla pari di queste ragazze nei grandi giri, non si è ancora misurata. Quest'anno ha le condizioni e le qualità per misurarsi veramente con la Van Vleuten. Ecco, c'è più, parlo in termini insomma di economici, ma lungi da me voler fare, c'è più domanda che offerta, mi pare, esatto, di capire, esatto. Quali rischi comporta? No, rischi non ci sono. Rischi non ci sono. Il problema è che se basta che una ragazza fa un decimo, un quindicesimo, un nono posto, entra già nel mercato. E questo può andare bene, ma può anche stancare gli sponsor. Attenzione, cioè, bisogna andare con i piedi di piombo in queste cose qui, perché puoi sbagliare facilmente, investire su delle ragazze che poi dopo non hanno il motore, non hanno la qualità. Purtroppo è così, però diciamo facciamolo crescere e poi vediamo fra qualche anno. Ora c'è una domanda anche di squadre Voltour incredibile. Tutti dicevano nelle donne il Voltour dura un anno poi smette. No, ci sono domande, la UCI deve fare delle selezioni per far entrare i team nel Voltour, è incredibile. Non vorresti essere nato 15 anni fa ed essere donna e farti piacere la bicicletta? No, è meglio che ho smesso 33 anni fa. Ok. No, però Giuseppe, il movimento ciclistico italiano femminile rispetto a qualche stagione fa veramente siamo cresciuti di parecchio, rispetto anche al ciclismo maschile, che stiamo attraversando un periodo non del tutto positivo. Ci abbiamo la Balsamo, ci abbiamo la Longo Borghini, ci abbiamo la Cavalli, la Consonni, quindi la qualità del ciclismo femminile con queste atlete veramente è cresciuto in dismisura, ciò che magari 3-4 stagioni fa si soffriva. Ma secondo me, come complessività, il ciclismo italiano è il più forte che c'è al mondo ora, in questo momento qui. Anche dagli olandesi. Gli olandesi hanno sì la Van Vleuten, hanno la Vos, che è molto in calando, sì. Hanno la Vibes, una grandissima velocista, però nel complesso, se guardiamo anche in tutte le gare che hanno fatto finora World Tour, le italiane le hanno più di tutti. Tra la Longo Borghini, tra la Balsamo, tra la Marta Cavalli, la Consonni, c'è una qualità incredibile, sono fortissime le italiane. Io se dovessi fare una squadra farei tutte italiane. Persico, è una giovane emergente, incredibile. E come mai Fidanza. Sì. E come mai questa qualità di ciclismo femminile che è venuto fuori? Questo non te lo so dire. E facciamo fatica nel ciclismo maschile, che non riusciamo più a venirne fuori da questa storia. Questo non te lo so dire, anche perché diciamo che non c'è neanche una squadra World Tour italiana, anche nelle donne, quindi tutte queste ragazze devono correre in squadre straniere e il ciclismo italiano a livello continental è proprio basso. Però vengono fuori tutti gli anni di continuo, vengono fuori delle ragazze nuove e forti. C'è stato poi adesso in questi ultimi 3 anni, c'è stata la Valcar, che è stata... Io dico che se la Valcar fosse riuscita a tenere le sue ragazze, ora era la squadra più forte al mondo, con Balsamo, con Sonny, la Persico, c'è una qualità incredibile, viene dalla Valcar. Purtroppo non ci sono gli investitori in Italia anche nel ciclismo femminile. Questi sono tutti discorsi che mi fa piacere stiamo facendo adesso, perché sono prodromici a quello di cui dovremmo parlare dopo, perché dopo apriremo una pagina che inevitabilmente un po' si interseca con tutte le premesse che stiamo facendo adesso. Però intanto prendo le tue parole, Giuseppe, le giro a Riccardo e poi a Luciano per parlare... insomma di quello che hai detto adesso. Allora
vuol dire che insomma questa benedetta squadra italiana, tutta italiana, non è che serve per forza World Tour, perché poi nel mondo femminile, Riccardo, le ragazze sono brave anche senza una squadra italiana. Ma è un discorso piuttosto complicato affrontarlo, perché non c'è un perché. Io credo che la qualità del ciclismo femminile io ho fatto diverse telecronache, ora non più, in quanto c'è Ilenia Lazzaro, che è comunque lei l'esperta del ciclismo femminile, quindi, però lo seguo e ho avuto modo, Giuseppe è sicuramente più esperto di me, però insomma siamo tutti della stessa generazione e abbiamo visto dalla Canins alla Luperini a quello che c'è oggi. Prima si vedeva le corse femminili in maniera, c'era proprio una grande differenza, ma proprio differenza esagerata. Poi le nostre erano brave, ho detto tre nomi perché comunque erano fortissime, cioè Maria Canins è stata, per non andare alla Longari, ancora più indietro, però c'è stata proprio un'evoluzione anche come tecnica delle ragazze. Oggi vedi le corse al femminile e riesci a vedere anche dei tatticismi, dei movimenti di squadre, c'è molta più competenza, probabilmente anche data dal fatto che ci sono anche tanti nei direttori, come per esempio anche lo è anche Giuseppe, che è un direttore sportivo di lungo corso, tanti corridori che erano ex professionisti, soprattutto nelle squadre straniere ce ne sono tanti, che hanno portato il livello così in alto. Poi se mi dici come mai non c'è la no, io dico, sai che cosa, prima che io, ed è quello che era il senso della mia domanda, io dico che quando c'è tra virgolette penuria di qualcosa si va sempre un po' alla ricerca della risposta semplice, e manca la squadra. Adesso ci siamo messi un po' in testa tutti quanti che un pilastro del fatto che non abbiamo grandi campioni è che non c'è una squadra World Tour italiana. Alla squadra di Giuseppe, Jacopo, la squadra non c'è perché noi abbiamo un sistema fiscale talmente complesso e complicato che non te lo permette di avere, di sostenere i costi che ci sono nelle World Tour. Le World Tour, quelle che ci sono, eccetto alcune, fanno tutte parte di squadre, vedi l'esempio di Giuseppe, la UAE c'ha la squadra World Tour maschile e c'ha la squadra femminile, la Groupama uguale, ora non mi vengono in mente altre, ma beh, Giuseppe la Movistar, ma ce ne sono, la Jumbo, tutti sono tutte squadre che sono costole delle squadre World Tour. Perché? Perché all'estero prima di tutto gli investitori sono diversi, perché ci sono degli investimenti fatti non da aziende come noi purtroppo siamo abituati, l'abbiamo inventato noi le sponsorizzazioni. Fiorenzo Magni ha portato la prima sponsorizzazione nel mondo del ciclismo, che era fatta di sponsorizzazioni di biciclette. Ora faccio un po' di retorica e di storia, però la Nivea era un'azienda fuori dal settore bici, è stato il primo, noi abbiamo insegnato al mondo. Purtroppo oggi anche un po' il regime fiscale, non per carità, cioè ci sono delle regole dove effettivamente investire nel ciclismo diventa difficile per i nostri imprenditori, per chi ha aziende anche che potrebbero permetterselo, ma non lo puoi fare perché purtroppo è così, cioè sono troppe tasse anche, no? E quindi dici ma mi conviene? Mentre all'estero hanno prima di tutto dei regimi fiscali più agevolati, in Spagna non ne parliamo, e quindi è anche quello il motivo, ma è un discorso troppo complesso e troppo complicato. Per rispondere alla tua domanda, non serve la squadra World Tour. Purtroppo in Italia serve, e questo
è una valenza che c'è nelle nel ciclismo femminile e non c'è nel ciclismo maschile, perché io ti faccio questo esempio: Beppe, Luciano, che siete stati come me corridori dello stesso periodo, e l'SFR l'abbiamo fatta anche noi, ma le facevamo da professionista. Io l'altro giorno ho letto un post, ma lo posso anche dire tranquillamente, non c'è problemi, di Justine Matera, che è una soubrette conosciutissima in Italia, che ha due bambini che corrono. La piccola è esordiente, mi sembra del primo anno, e ha detto: vabbè, io ora vado a correre, poi dopo devo portare, ora non mi ricordo come si chiama, la bimba all'allenamento, oggi SFR. Ma è esordiente, ma dove si vuole andare? Ma dove si vuole andare quando un esordiente gli fanno fare le SFR? E capisci che il problema è oggi le categorie nei giovani sono cambiate totalmente, e noi facendo così bruciamo i possibili magari possibili campioni. Poi se uno è campione e va da sé, però ne bruciamo tanti in questo sistema, perché tutti hanno questa mania di fare risultati senza pensare al futuro dei nostri ragazzi. Questo è il vero problema, e finché ci saranno questi sistemi a partire, gli juniores sono diventati professionisti, ma dove vogliamo andare? E questo è il vero nocciolo della questione. Scusate se sono stato... No, hai fatto bene, perché poi ci torneremo, perché di qualche ora fa sono le parole dell'ex commissario tecnico Davide Cassani, poi vi faremo vedere il post, ne parleremo e quant'altro. Ma tornando un po' a commentare quello che sta succedendo, Riccardo, questa Bora non si ferma più, oggi vittoria anche con Vlasov, praticamente vincola a destra e a manca, e giustamente vincere aiuta a vincere, e quando cominci a mangiare poi l'appetito sale invece che spegnersi. Tu hai sentito una delle mie telecronache, perché io l'ho detto anche in telecronaca, quando praticamente questa Bora è un po' così, cioè quando tu vinci, dopo la vittoria aiuta a vincere anche gli altri. Hindley ha fatto un Giro d'Italia fantastico, ha vinto alla grande, e mi è piaciuta veramente l'intervista che avete fatto e quel giorno l'ospitata di Enrico Gasparotto, che ci ha spiegato alcune cose molto molto interessanti, anche del perché alcune volte noi si insisteva nel fatto di vedere Carapaz un po' in difficoltà e Hindley dove attaccarlo, però ce l'ha spiegato benissimo lui. Hindley ha vinto un Giro d'Italia alla grande, stradominandolo come squadra, e ora c'è questo Vlasov che è uno, togliendo i due, Roglic e Pogacar, che lo sappiamo, lo sanno anche Muri, che sono i due favoriti principali, però anche Vlasov, pedalando così, avendo vinto oggi con corridori, perché insomma ha battuto gente importante lì davanti, la Svizzera è un po' come il Delfinato, ci sono corridori di qualità, e in proiezione Tour de France Vlasov è un si può ammettere come terzo incomodo, siccome è della Bora Asgroe, sì. Vincere aiuta a vincere, magari potrebbe essere quella sorpresa che dicevo prima, che sono d'accordo con Giuseppe, Beppe l'ha detto chiaramente, io concordo su quello che ha detto, di sorpresa il Giro d'Italia e il Giro di Francia non ce n'è, il Giro d'Italia magari sì, ma il Giro di Francia no. Però Vlasov potrebbe essere, mi sembra che abbia trovato l'ambiente giusto, perché è già tutto l'anno che pedala bene, e oggi lo ha dimostrato facendo una bella vittoria su gente come Fuglsang o come Geraint Thomas, insomma, anche se Geraint Thomas è un po' piantato in quelle volate lì, però insomma ha fatto un bel numero, e poi lì c'era Schachmann, Groschachner, insomma è una squadra forte, solida, sì. Quindi potrebbe effettivamente essere lui, anche se lo ritengo un pochino inferiore in salita, certo, agli altri due. Certo, sta un gradino, diciamo, parte in seconda fila, Luciano. No, su appunto Vlasov, va fortissimo questo ragazzo, però il problema di questo ragazzo, secondo me, è che sta andando forte dall'inizio della stagione, quindi affronterà un tour di 3 settimane
e quindi un po' di dubbi sulla tenuta più che altro, ma le qualità veramente sono eccelse e oggi ha vinto veramente una tappa molto ma molto interessante. Io a Riccardo invece volevo dire, sarà Thomas l'uomo Ineos per il Tour de France secondo te? Perché poi la Ineos secondo me è la squadra che è stata la squadra di riferimento nei grandi giri, ma negli ultimi anni sta facendo un po' fatica, e come si presenteranno al Tour? Ma loro hanno questo Martinez che sembrerebbe sia lui l'uomo preposto a fare classifica. Geraint Thomas, sai, ha vinto un Tour de France, non ce lo dimentichiamo, però sotto questo aspetto Geraint Thomas sta crescendo, è cresciuto di grande, in grande condizione e si vede al Giro di Svizzera, è cresciuto preciso, come si suol dire, no? È proprio venuto su, hai detto bene, Vlasov è tutto l'anno che va, e quindi potrebbe essere quella la cosa che magari sulle tre settimane potrebbe pagare, però a me piace questo ragazzo, mi sembra che abbia trovato una dimensione in questa squadra. La squadra è una squadra vincente, ora ci credono, quindi sai, anche questo ambiente, l'ambiente conta molto, Luciano. Ecco, no? Riccardo, a proposito di ambiente, perché noi abbiamo fatto lo stesso discorso anche per Hindley. Allora, vogliamo asserire a questo punto che è proprio l'ambiente Bora, probabilmente, che ha qualcosa di... È cambiato molto l'ambiente della Bora Sgroe, perché prima era Sagan Center. Bravo, bravo, e ci arrivavo, e fra le altre cose Sagan ha vinto una bella tappa, sì, l'altro giorno, io ci ho goduto perché insomma, da corridore, da ex corridore, da noi corridori, insomma, quando è un po' di tempo che questo ragazzo cercava la vittoria, ha vinto alla grande l'altro giorno, molto bene, una bella volata, anticipando tutti, quindi effettivamente era un po' sacancentrica, sì, la Bora Sgroe, e quindi forse era un po' condizionata da questo fatto, forse, parlo così da esterno, quindi mi sembra che si siano umilmente abbassati i livelli, nel senso che mi sembra molto più un ambiente più amichevole fra di loro, si vede che ragazzi sono più, so come dire, proprio amalgamati, dove corrono li vedi che sono tutti felici, contenti di correre, sono, e questo vuol dire molto quando vai alle corse, se non vai volentieri alle corse non rendi nemmeno come fisicamente e neanche moralmente. Giuseppe, insomma, c'è la possibilità che a volte all'interno di un gruppo di persone che condividono lo stesso lavoro, lo fanno e condividono gli stessi colori, a volte il fatto di non avere il punto di riferimento, che a volte può essere sin troppo ingombrante, magari può essere ingombrante, in fondo stimoli anche gli altri che non sono a livello del big a diventarlo quasi, ad alzare un po' tutti l'asticella. Certamente, questo accade anche negli altri sport. Certo. Cioè, torniamo anche nel nostro amato calcio. Il Real Madrid ha venduto Ronaldo, ma è stato sempre un grande, anzi forse ancora di più forse grande. Forse ha fatto anche di più. Forse di più, e ha vinto anche le Coppe dei Campioni. Faccio per dirti che a volte quando manca proprio questa sfera centrale, che tutti quanti devono essere circondati in lui e lavorare per questo, un campione, quando non c'è più questo, fanno più gruppo i ragazzi e hanno più voglia di fare, di rendere di più. Quindi sicuramente può accadere, ti può andare, può anche essere il contrario. Certo. Non è detto che sia... Che magari poi quando le responsabilità del campione, che le porta tranquillamente sulle spalle, senza nessun problema, passano, seppur divise, sulle spalle di altri, poi questo possa pesare. Comunque, noi stiamo per andare in pubblicità, ti ringrazio per aver fatto calcisticamente un esempio non nostro, perché pensavo volessi andare a parare nel mercato estivo dell'anno scorso e degli addi e quant'altro, ti ringrazio di aver sconfinato in Spagna. Ci fermiamo per la pubblicità, torniamo tra poco.
25 anni di attività agonistica, 30 anni di attività commerciale per continuare a darvi Rabottini Cicli Sport, bici da corsa, mountain bike, gravel e tutta la linea e-bike. Rivenditore ufficiale Scott, Bergamont e BH. Abbigliamento tecnico, scarpe, occhiali, ciclocomputer, cardiofrequenzimetri delle migliori marche e assistenza meccanica qualificata. Se vivi di passione, se pedalare è ciò che ami, allora ti aspettiamo a Marina di Città Sant'Angelo, Viale Matrino 31. Resta aggiornato su tutte le novità e seguici sui nostri canali social Facebook e Instagram. Farmacia Ferroni a Montesilvano. Salute, benessere, bellezza e prevenzione da oltre 20 anni al tuo servizio. A Montesilvano, in via Vestina 187, www.farmaciaferroni.it. Da oggi Casa della Batteria la trovi in oltre 20 punti vendita in centro Italia con personale specializzato. Quando incontri il marchio Casa della Batteria, fermati con fiducia. Troverai una gamma completa di batterie per qualsiasi esigenza, nei settori auto e moto, industriali e agricolo, automazione, emergenza e sicurezza, tempo libero. Visita il sito www.casadelabatteria.com. Scopri la filiale Casa della Batteria più vicina a te. Casa della Batteria. Gli specialisti per l'energia accumulata sono vicini a te. Clindex è una realtà italiana che progetta e realizza attrezzature professionali per levigare e lucidare pavimenti. La bontà dei suoi prodotti l'ha resa famosa in tutto il mondo. Le levigatrici Clindex sono adatte a levigare marmo, granito, gres, parquet e qualsiasi superficie grazie agli speciali utensili anch'essi realizzati da Clindex. Il Super Concrete, ovvero un sistema di lucidatura a specchio del cemento che ha creato una nuova concezione di pavimento industriale. Clindex è anche formazione, merito dei corsi gratuiti aperti a tutti. Clindex è a Manoppello, via Vallone 16. Seconda parte di Velo per questa sera, siccome stiamo per entrare all'interno del fantastico mondo del Giro d'Italia Under 23, che ha adesso, fino a questo momento, un nome, un solo nome, Leo Eiter, fratello dell'Eiter della Ineos, che praticamente sta dominando questa corsa rosa. Tra poco avremo in collegamento, ritroveremo in collegamento Antonio Bevilacqua, che insomma ci dirà come sta andando. Peraltro oggi con il suo Sergio Meris è arrivato secondo nella tappa odierna vinta da Gelders. Queste sono le immagini, Luciano, di Santa Caterina Valfurva, della tappa fino a questo momento più dura. Ci sarà il Fauniera che è durissima domani, un Giro d'Italia dalle pendenze, anche di fatto dalla durezza, di un certo tipo.
Intanto poi chiediamo ad Antonio Bevilacqua, che vedo in collegamento ma che deve ancora collegare l'audio, e quindi lo aspettiamo un attimo, gli diamo la possibilità di collegarsi con noi. Intanto vi faccio vedere, tanto ci abbiamo girato intorno tanto tempo, quindi prima o poi sarebbe arrivato. Ecco, adesso c'è, eccolo Antonio. Adesso ci sono. Eccolo. Oh, Antonio, innanzitutto ben rivisto. Ti faccio vedere il tuo ex direttore sportivo. Guarda chi c'è, non lo inquadrate? Sì. Ah, eccolo, Lanzoni. Ciao. Oh, un attimo, posso presentarvi una persona che è qui con me? Un grande del ciclismo, Gianluigi Stanga. Ah, ciao Gianluigi, buonasera ad entrambi. Allora, noi siamo per insomma chiedere ad Antonio un consuntivo fino a questo momento di quello che è stato il Giro d'Italia Under 23. Io ho detto con un grande protagonista, Leo Eider. Oggi secondo posto per voi, con Meis, sì, alle spalle di... Com'è? Purtroppo, perché proprio l'ha buttata via la gara, partito un po' troppo lungo, se avete visto la volata, si è fatto rimontare proprio gli ultimi metri. Eccolo qua. Peccato, perché... Poteva farcela, esatto. Oh, possiamo chiedere un giudizio anche a Stanga di che cosa ne pensa di questo Giro d'Italia Under 23? Ma sta emergendo, secondo me, un fatto interessante, che purtroppo per quanto riguarda gli italiani abbiamo delle grosse difficoltà per la classifica. Mi sta dando un assist enorme, veramente enorme, perché io ho detto, ne abbiamo parlato tanto, il post di Cassani è stato il convidato di pietra di questi 48 minuti, allora ve lo facciamo vedere, è molto lungo, lo riassumo, è molto lungo, è molto articolato, ve lo riassumo. Insomma, si parte dal fatto che ha letto tante considerazioni su questo Giro d'Italia Under 23, soprattutto sulla tappa di Santa Caterina Valfurva, prima abbiamo visto le immagini, il primo italiano è arrivato 14esimo a quasi 8 minuti. Non ho sentito nessuno dire dove stiamo sbagliando, perché gli stranieri sui percorsi duri vanno molto più forti di noi, in tanti a scagliarsi contro il percorso, perché molti hanno detto magari che è troppo duro, è come quel genitore che si arrabbia col professore se il figlio torna a casa con 4 in pagella. Ma come? Non tocchiamo palla su salite vere, l'unica cosa che siamo capaci di dire è: troppo dura la tappa? Non abbiamo e non avremo mai nei prossimi anni un corridore in grado di vincere una grande corsa a tappe, perché la mentalità è sbagliata. Invece di capire il motivo della nostra debacle, diamo la colpa ad un organizzatore che propone salite vere. Squadre come Groupama, Lotto, Cetesier e tante altre vengono a correre in Italia, Spagna, Francia, Belgio, ogni mese partecipano a una corsa a tappe, e noi, a parte tre squadre, siamo a casa nostra. Con questa mentalità temo che non andremo molto lontano, e comunque la colpa sarà sempre di quell'organizzatore che, facendo miracoli, cerca di offrire un palcoscenico credibile ai nostri ragazzi, e poi l'ultima stoccata, gli stranieri apprezzano, gli italiani si staccano e si arrabbiano. Ora riparto da Stanga, perché vedo che se la ridono, non so se perché sono d'accordo o perché... No, è condivisibile quello che dice Cassani, è condivisibile. E innanzitutto bisogna dire a questa gente che anche una tappa di pianura può diventare dura, sono sempre i corridori che fanno diventare dura o meno dura una tappa. E poi una tappa come quella che è stata fatta con il Mortirolo, con l'Aprica, eccetera, in un giro d'Italia Under 23 ci sta. Quindi il problema non è la tappa dura, il problema è che molto probabilmente abbiamo un passaggio al professionismo esasperato, e tanti ragazzi che avrebbero potuto rimanere dilettanti ancora un anno e quindi le cose molto probabilmente sarebbero cambiate. Comunque do ragione a Pierluigi Stanca, nel senso che a volte le corse non è le altimetrie che fanno la differenza, ci potrebbero essere anche tappe molto più interessanti con altimetria meno impegnative. Il problema è questo, però, che secondo me il Giro d'Italia
di questa edizione Under 23 è effettivamente è stato troppo troppo duro e sarà duro anche nella tappa di domani, dove arriveremo nei 2500 metri del Fauniera. Anche in considerazione del fatto che purtroppo è scomparso il ciclismo dilettantistico che c'era magari 15-20 anni fa. E perché questo? Perché a volte un corridore junior prende, passa professionista, e qui ci sono magari, Antonio aiutami se sbaglio, ci sono magari 20 professionisti già, anche se sono under 23, vero? Non sentiamo, Luciano. Comunque finisco la mia considerazione. Purtroppo il mondo del ciclismo dilettantistico è cambiato, capito? Quindi a volte si dà dei giudizi, però certo, dovremmo ritornare indietro nel passato. Anche perché, come dicevo, Luciano, scusa. Sì. Mi senti? Mi sentite voi? Sì, sì. Sì, adesso ti sentiamo, Antonio. Non sentiamo, Forse devi alzare un po' il volume, Antonio, magari del cellulare. Comunque, non so se mi senti tu adesso. No, credo di no. Magari proviamo a farlo ricollegare tra poco. Giuseppe, sei d'accordo? Cioè, nel senso, si è perso un po'... ci hanno scritto da casa che invece sono d'accordo con chi critica il percorso. Hanno detto che quest'anno è veramente molto duro. Però ti chiedo, intanto chiedo ad Antonio se mi sente poi di fare un cenno, perché io adesso se parlo non riesco a vedere, di farmi un cenno se sento oppure no. Però Luciano diceva si è un po' perso, anche Gianluigi Stanga diceva si è un po' perso questa cosa del dilettantismo. Lì ci sono alcuni professionisti che poi quando tornano tra gli under 23 oggettivamente hanno un altro motore, un'altra gamba. Sì, però io non vorrei che dimentichiamo che mi sembra l'anno scorso o due anni fa che abbiamo vinto il mondiale noi. Cioè, sì, ne abbiamo i corridori, ne abbiamo anche noi i corridori. Baroncini ha vinto il mondiale, mi sembra. Sì. Quindi un corridore forte ne abbiamo anche noi. Questo è andato così, questo giro. Non vorrei fare un po' troppo catastrofisti. Sono convinto. Però sulla durezza delle edizioni di questo giro, ti sembra esagerato o no, secondo te, Giuseppe? Ma forse a me mi sembra esagerato per forse una categoria un po' esagerato under 23, anche perché poi, come diceva Stanga, la differenza si può fare tranquillamente con una tappa anche più soft, secondo me. Sì, quello è vero, però sappiamo che la ricerca del campione viene fatta sulle corse dure. Sì, però dopo, quando vai a vedere una tappa che arriva, è arrivata sulla Valtellina e arriva il vincitore, poi passa 5 minuti per arrivare il secondo, chi vede anche questa corsa dice ma qui c'è un livello esageratamente troppo sbilanciato, secondo me. Sì, diciamo che questo Giro d'Italia si assomiglia un po' di più Val d'Aosta, al classico, sì, Val d'Aosta, sì, che sono tutte corse in salita. Effettivamente è vero, un pochino troppo duro è, però non sarei catastrofista sui ragazzi italiani che non è che si sbagli qualcosa, perché quando c'è uno juniores che è buono, che c'è qualcosa che funziona, io passo subito professionista. Le squadre, tante abbiamo voluto queste squadre Continental per farle correre nei professionisti, lo stanno facendo, quindi stiamo facendo tutto quello che stanno facendo anche gli altri. Purtroppo è un periodo che ci mancano i corridori di alto livello su questi percorsi. Certo. Io non so, credo che Antonio Bevilacqua e Gianluigi Stanga non mi sentano ancora, o comunque gli consiglio di provare ad uscire dalla stanza e rientrare, magari con una specie di reset ce la facciamo. Glielo facciamo sapere. Riccardo, tu su questo argomento come lo interpreti? Cioè, sei d'accordo sul fatto che il giro sia troppo duro? Sei d'accordo sul fatto che con ogni probabilità ci sono dei dilettanti non proprio dilettanti, ci sono dei professionisti che per il fatto delle categorie poi in realtà essendo ancora under 23 corrono questo Giro d'Italia e hanno inevitabilmente un'altra sensibilità, un'altra gamma? Tu che ne dici? Non ti sente. Ah, non mi sente neanche Riccardo. Ah, perfetto. Ah, no, no, io te mi sento. Ecco, ho detto. Io sento benissimo.
Non ho capito la domanda perché mi ero distratto un attimo su dei messaggi che mi sono arrivati un po' strani. Strani? Niente di grave, no? No, 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 riguardo il Giro d'Occitania. Ok, no, dicevamo sul posto di Cassani. Sono perfettamente d'accordo su quello che ha scritto Cassani, chiaramente è di parte perché Selleri, insomma, diciamo, gli organizzatori del Giro d'Italia sono praticamente frutto di quella collaborazione che ha fatto in questi anni Davide quando era anche commissario tecnico, quindi sarebbe la stessa cosa che io parlassi male di Rabottini domani, no? Cioè, certo, non parlerei mai male, anche se facesse una cosa strana come ora che ha detto che è troppo duro. Non si capisce mai Luciano dov'è, quando è troppo duro, quando vanno piano, quando vanno forte, non si sa bene com'è. Era poco duro il Giro d'Italia dilettante, 5.000, ecco. 5.000 no, metri di dislivello. Allora, sono d'accordo, però io il problema, non, secondo me il problema perché non ci sono corridori italiani, non è quello. Perché le corse, il problema l'hai detto te, ci sono corridori che vengono, per esempio Ruben Thompson che è sesto in classifica, quinto in classifica, ha fatto le cose con i professionisti, cioè fa parte di una squadra World Tour che, essendo ragazzo giovane under 23, lo proietta anche nelle corse a, magari di un altro livello. È chiaro che questi ragazzi, cioè tipo Ater forse no, probabilmente è un talentino questo ragazzo britannico, sembrerebbe un talentino anche meglio del fratello che è in Ineos, no? Però c'è troppo divario fra le corse, fra questi che fanno le corse anche a livello internazionale e di professionisti. Non è il caso per esempio di Antonio Bevilacqua, la Coppa, che adesso ci sente, credo fanno le corse all'estero, quindi quell'accusa di Cassani che dice che i nostri non vanno all'estero non è vero, perché ci sono le squadre che fanno un'attività anche internazionale, che fanno un'attività anche tipo Giro di Sicilia. Quindi il problema è quello che ti ho detto prima io, il problema è che in Italia si vuole mangiare l'uovo in culo alla gallina. Capito? E sì, l'uovo deve essere fatto prima di essere mangiato, e non puoi mangiare l'uovo un culo alla gallina, c'ha da farlo l'uovo. Il problema è che qui negli juniores, e poi ha detto una cosa interessante Gianluigi che saluto, perché ci sono anche dei corridori che con i procuratori dietro, perché questo è il vero problema ragazzi, perché i procuratori dietro vogliono portarli al professionismo. E quindi magari invece di consigliargli di fare un altro anno ancora di dilettanti dove c'è una maturazione ancora maggiore, magari dei risultati anche maggiori. E questo è il vero problema, purtroppo. Non è, tutti vogliono non copiare Everpool. Sì, ma sì. Perché di Everpool, Beppe, ce n'è uno che poi vedi che anche lui si sta ridimensionando, perché PTP, patapattu, tutun, tatatà, per ora ha vinto perché è un vincente, però ha vinto corse di seconda fascia. Quando si è provato a fare i confronti veri, vedi Tirreno Adriatico, e c'è rimbalzato anche lui. Quindi chi me lo dice a me che ha avuto troppa fretta a passare professionista? Oh, prima c'era un messaggio che diceva che negli anni 80 per voi in realtà era più o meno simile, magari vediamo se riusciamo a ritrovarlo quell'SMS, vero? Io l'ho un po' perso, però è una cosa di cui stavate parlando anche voi prima che andassimo in onda. Negli anni 80 c'era un ciclismo dilettantissimo. Eccolo qua, state dimenticando che negli anni 80 correvano contro nazionali russe, polacche, Germania dell'Est. C'è. Con doping di Stato, vabbè, e dilettanti di 30 anni. Sì, ma dopo quelli ci staccavano lo stesso, non è che ci portavano, vincevano anche loro, erano stranieri. Io mi ricordo su Kuruchenkov che non è che li vinceva, ci giocava con noi. Il problema è che negli anni 80 eravamo dilettanti, noi prima di passare al professionismo facevamo 4 stagioni nel mondo dilettantistico, chi era un fenomeno ne faceva 3.
Invece adesso un juniores che vince tre corse, prende un contratto, lo fanno passare professionale. Quindi quella categoria dilettantistica degli anni 80 non esiste più. Questa, gli under 23 oggi, è una categoria... non si capisce se sono professionisti o sono dilettanti, perché poi vai a vedere le corse, come stiamo assistendo a questo Giro d'Italia, il 30% sono già professionisti da 3 anni, perché magari sono passati da juniores. Quindi c'è un metro di misura a questo Giro d'Italia che secondo me non è effettivamente da tenere molta in considerazione. Però che poi sia stato un percorso decisamente duro, io sono d'accordo che il percorso è stato duro e si poteva fare un giro dilettantistico un po' più soft, tanto poi la differenza lo si può fare anche nelle tappe meno dure, perché, come ripeto, vedere all'arrivo un ragazzo e poi a vedere il secondo a 5 minuti, guarda che passare, se stai sul ciglio della strada e aspetti 5 minuti, non arriva più nessuno. Non arrivano, cioè, mai. Non arrivano mai, quindi la differenza... Chiediamo veramente... ad Antonio che cosa ne pensa di questa cosa, perché poi in realtà Antonio non ha avuto un modo di rispondere alla sollecitazione di Luciano quando ha detto, beh vabbè, però insomma questo è un Giro d'Italia dove ci sono anche 20 professionisti in mezzo, che poi per il fatto delle categorie possano fare il Giro d'Italia Under 23, ma lì c'è gente che corre già da professionista. Devi però togliere... Non lo sentiamo. Ah. No, niente. Questo no, lo vediamo, ma non lo sentiamo. Lui ci sente. Mi sento. Adesso sì. Ecco. No, niente. Parlando del percorso, era impegnativo, però dopo sono sempre i corridori che fanno la gara. Miseria. vai, puoi continuare. Tanto noi macchiamo con le immagini, Antonio, quindi va bene anche se ti sentiamo. Ah, è proprio caduto. Va bene. Allora facciamo così, visto che non è cosa questa sera. Andiamo in pubblicità, l'anticipiamo, poi rientriamo così recuperiamo Antonio e bevi l'acqua tra poco. venticinque anni di attività agonistica, 30 anni di attività commerciale per continuare a darvi Rabottini Cicli Sport, bici da corsa, mountain bike, gravel e tutta la linea e-bike. Rivenditore ufficiale Scott, Bergamont e BH. Abbigliamento tecnico, scarpe, occhiali, ciclocomputer, cardiofrequenzimetri delle migliori marche e assistenza meccanica qualificata. Se vivi di passione, se pedalare è ciò che ami, allora ti aspettiamo a Marina di Città Sant'Angelo, Viale Matrino 31. Resta aggiornato su tutte le novità e seguici sui nostri canali social Facebook e Instagram. Farmacia Ferroni a Montesilvano. Salute, benessere, bellezza e prevenzione da oltre 20 anni al tuo servizio. A Montesilvano, in via Vestina 187, www.farmaciaferroni.it.
Clindex è una realtà italiana che progetta e realizza attrezzature professionali per levigare e lucidare pavimenti. La bontà dei suoi prodotti l'ha resa famosa in tutto il mondo. Le levigatrici Clindex sono adatte a levigare marmo, granito, gres, parquet e qualsiasi superficie grazie agli speciali utensili anch'essi realizzati da Clindex. Il Super Concrete, ovvero un sistema di lucidatura a specchio del cemento che ha creato una nuova concezione di pavimento industriale. Clindex è anche formazione, merito dei corsi gratuiti aperti a tutti. Clindex è a Manoppello, via Vallone 16. Gagliotti Ricambi Industriali. Per ogni esigenza di manutenzione e riparazione abbiamo la soluzione. L'azienda è specializzata nella fornitura e pronta consegna di un'infinita varietà di ricambi industriali di vario genere. È il partner ideale per soddisfare ogni esigenza di manutenzione e riparazione delle vostre industrie. Grazie alla pluriennale esperienza nel settore, offre esclusivamente prodotti di altissimo livello e qualità. Visitate il sito gagliottiricambi.com per saperne di più. Di nuovo insieme adesso, Antonio, sei stato perfetto, ti abbiamo visto e sentito durante tutta la pubblicità, adesso non puoi deluderci. Spero, non puoi spero. Deluderci ragionevolmente. Eccoti qua. Allora, prima di tornare all'argomento principale, pensi che il Fauniera possa cambiare qualcosa nella classifica generale o questo ragazzo è lanciato verso la vittoria? Cambierà poco, sicuramente cambierà poco, magari ci sarà qualche distacco perché i francesi lì vanno forte, però non credo che riescano a recuperare tutto quel gap che c'è, quel ecco, distacco che ha. E secondo te è più forte del fratello di Ethan? Guarda, veramente ha fatto dei numeri incredibili, e... è un talento che Antonio, purtroppo qui sì. Antonio, dimmi. Ma questo ragazzo lo conoscevate prima del Giro d'Italia così forte? So che mi sembra che non so se ha vinto lì alle Strade Bianche o fatto secondo, cioè è venuto che c'era in una condizione buona, però adesso è proprio esploso. Cioè, ha fatto dei numeri incredibili. Anche perché si considerava il francese Gregory il favorito. Invece anche lui hanno fatto qualche errore lì alla tappa. Cioè, il Martinez è partito sul mortirolo e sapendo che c'era un 30 km controvento in salita. Subito dietro è partito anche il Gregory, che è stato fuori anche lui e sono saltati tutti e due. È stata una tappa dura e gestita forse un po' male dai francesi. Sul discorso invece generale che stavamo facendo prima, sì. Insomma, voi dal vostro punto di vista come vivete un mondo come quello del Giro d'Italia Under 23, dove ci sono oggettivamente degli squilibri a livello di partecipazione dei ragazzi all'interno di squadre che fanno corse di altro livello, di altro tipo, e che poi gareggiano invece con gli Under 23? Ma noi, cioè, purtroppo, come si diceva in Italia, magari adesso come adesso siamo un po' carenti di talenti, però cioè, purtroppo tanti corridori giovani passano subito al professionismo e magari, non dico che li perdiamo, fanno la loro strada. Io
dalla nostra parte noi c'era Verre che era un secondo anno, che l'anno scorso ha fatto sesto in classifica generale e lui è passato professionista. Sicuramente se era qui anche quest'anno, non dico che vinceva il giro, però magari potevamo anche Martinelli, avevo anche Martinelli, è passato anche lui professionista un po' troppo giovane e quindi non riusciamo più a avere una squadra competitiva anche per l'Italia, perché adesso appena un corridore va appena un po' forte passa professionista. Non so fino a che punto è una cosa utile o no. Ecco, appunto, Giuseppe diceva poi dopo che succede, ma questo in senso assoluto poi un ragazzo singolarmente anche contento che poi le singole contentezze non facciano il bene totale del movimento è un altro tipo di discorso, però in fondo un ragazzo è contento. Ma sicuramente sì, ma io dico un ragazzo che magari ha la possibilità che una squadra professionistica gli dice: ascoltami, ti faccio firmare per il 2023, fai ancora un anno con una Continental. E questa per un corridore è un'occasione, lo guadagna un anno, non lo perde per me. Cioè invece la fretta anche di questi ragazzi subito di passare al professionismo. Però se uno fa un anno in più da dilettante, sicuramente lo guadagna un anno, non lo perde. Questa però, è la mia idea. Però ti chiedo, Antonio, in che cosa, sì, perché poi nel post di Cassani io ne prendo alcuni pezzi per sviluppare argomenti di vario tipo, perché all'estero o perlomeno per corridori stranieri il discorso è un po' diverso? È diverso in che senso, scusami? Nel senso che insomma sostanzialmente Cassani dice ci sono gli italiani che si lamentano solo di questa cosa, perché poi gli stranieri non apprezzano il discorso. No, cioè noi non è che cioè non erano un pezzo. Sì, no, noi loro sì, cioè praticamente che gli italiani vanno poco a correre all'estero. Cioè questo è il problema. Noi sinceramente ci siamo sempre andati. Cioè abbiamo fatto delle corse all'estero, la Liegi, la Parigi-Roubaix, la Ronde des Lézards, le Ardenne, le facciamo quelle corse lì. Quest'anno abbiamo avuto tantissimi problemi, magari a qualche corsa abbiamo rinunciato. Però la cosa vera è che al momento in Italia non c'è proprio un talento giovane. Poi Antonio, sì, perché dobbiamo andare all'estero? Io rispondo a Cassani. Quando in Italia manifestazioni dilettantistiche di qualità e di spessore ci sono, non c'è bisogno di andare all'estero. Sono i corridori stranieri che devono venire in Italia a correre, perché la qualità del ciclismo a livello organizzativo italiano è veramente alto. Non c'è bisogno di andare all'estero. Oh sì, c'è però qualche puntatina all'estero, cioè anche per fargli vedere ai ragazzi il tipo di corse, perché all'estero corrono in una maniera diversa, ogni tanto fa bene. Certo, in Italia c'è un programma vastissimo di belle corse. Infatti tanti corridori stranieri le vengono a fare, tutte le nostre internazionali, c'erano tutte queste squadre che ci sono qui adesso al Giro d'Italia. Però Antonio, per esperienza, cioè una Parigi-Roubaix Under 23, se la fanno almeno riescono a capire com'è il ciclismo. O una Liegi-Bastogne-Liegi, perché no? Dopo, non sempre, quando fai quelle 3-4 corse importanti basta. Antonio, tu sei un grandissimo conoscitore del ciclismo dilettantistico. Noi vediamo la classifica oggi del Giro d'Italia Under 23 e giustamente non abbiamo ragazzi, non so il primo, io la classifica. Il primo mi sembra che è decimo e il secondo è il nostro quindicesimo. Ho capito. Quindi però la classifica direbbe un ciclismo devastante. Ma secondo te, che tu sei veramente un tecnico, mo a prescindere questa classifica che lascia il tempo che trova, secondo te qualche bel ragazzo che tu stai seguendo, che vedi che sta crescendo, magari ci sono ragazzi che hanno bisogno anche di crescere qualche anno in più prima di esprimere il loro valore, secondo te c'è qualche ragazzo interessante dove poter puntare nel prossimo futuro?
Per me sì, adesso ci sono degli juniores buone che passano, ma poi ce li abbiamo anche, cioè i giovani, anche se sono passati un po' professionisti, vedi i corridori che ha preso Reverberi, però sono già al professionismo. E poi tanti ragazzi buoni vanno anche a correre all'estero adesso, c'è qualcuno, c'è Milesi che corre alla DSM, per me è veramente forte questo ragazzo qui. C'è Germani che corre lì alla Groupaman in Francia, anche lui è un bel corridore. Ci sono, soltanto in Italia siamo un po' più a rilento con la maturazione. Sì, vanno anche via, giustamente, dice Giuseppe Lanzoni. C'è poco dilettanti. Certo. Antonio, io ti ringrazio. Grazie Antonio. Grazie a voi. Finale di Giro d'Italia Under 23, grazie, ti abbiamo disturbato questa incursione. No, va bene. Grazie ad Antonio Bevilacqua. Noi non è che siamo in chiusura però tra poco salutiamo anche Giuseppe, salutiamo anche Riccardo che nel frattempo in Occitania ha fatto un viaggio virtuale, credo. Sì, perché è successo un fatto clamoroso, perché domani il prefetto della zona dove passa la corsa ha deciso che c'è troppo caldo e quindi i corridori domani faranno una tappa di 36 km. Ok, potrei partecipare anche io. Secondo me Riccardo, quel prefetto è il cugino del prefetto di Chieti che ha chiuso secondo me ha sentito questa trasmissione che ha detto le cose sono troppo dure e allora ha detto no, hanno ragione Rabottini, basta. Sono troppo dure, allora io faccio una bella tappa, 36 km. Bravo. e domani entreremo... era il nostro ciclismo. Io 36 km 36 km me la sentirei 40 minuti io me la sentirei. 36 km ci mettono mezz'ora io arrivo ultimo, però non è un problema. Noi facciamo una telecronaca domani, facciamo il record della telecronaca, no? Perché in barba a quelli che dicono che le telecronache lunghe, quelle integrali, non servono a niente, domani faremo una telecronaca dalle 14:10. Chiaramente non andremo sul lineare, ma sulle nostre app di Discovery Plus, Eurosport Player e GCN, e quindi non facciamo neanche tanta fatica, non disturbiamo nemmeno quelli che faranno la Svizzera, il Belgio e la Slovenia, perché noi a Eurosport facciamo 4 corse domani. Sì, è vero. E invece... dove sarai, parte il Giro Donne, con quali aspettative, su quali corridori? Oddio, adesso lo volevo dire al femminile. Corridori, è corretto. Su quali corridori punterete? Allora, noi come squadra UAE, naturalmente abbiamo l'highlander del ciclismo nel nostro team, che è Mart Bastianelli, quindi lottiamo subito sia al Giro d'Italia che al Tour de France di prendere subito la maglia i primi due giorni. Ok. Poi dopo cercheremo di mantenere un po' la classifica, ad arrivare nei 5, mettiamo in 5 al Giro d'Italia e nei 10 al Tour de France. È duro il Giro d'Italia femminile? È duro. Anche questo? È duro, però non ci lamentiamo e aspettiamo veramente che sia ancora più duro, perché il ciclismo a noi ci piace con le salite. Certo. Se c'è il corridore che va forte in salita. Eccolo qua, Giro Donne. E quindi cercheremo di dare il massimo, perché Marta ci tiene moltissimo a questo primo Tour de France, perché... naturalmente chi vincerà la prima tappa sarà la prima maglia gialla del tour femminile, che è tanto tempo che non lo fanno più. Assolutamente. Quindi... noi gli facciamo davvero un in bocca al lupo grande. Pensare, prima abbiamo parlato, chiudiamo una battuta, Giuseppe, di quanto è diverso il ciclismo maschile dal ciclismo femminile. Nel ciclismo maschile soprattutto all'inizio si fa a gara per non prenderla la maglia, invece te hai detto no, invece la vogliamo. Viva Dio. Grazie Giuseppe, grazie per essere stato con grazie. Noi. Grazie Riccardo. Ciao Riccardo. Grazie a voi, ci vediamo giovedì prossimo. Buona serata a tutti e due. Adesso ciao Luciano, ciao Beppe. Ciao Riccardo, ciao. Torna la bici in 200 secondi, che oggi sono più di 200 secondi, con Moreno Di Labbio, che si è fatto una chiacchierata per recuperare tutti i secondi che aveva perso con il dottor Santuccione. Hanno parlato di tante cose, vediamole.
Cari amici di Velò, in questa puntata vorrei parlare di un aspetto molto importante che riguarda la salute e la sicurezza di noi ciclisti. Sono venuto ad intervistare una persona, un professionista che sicuramente conoscete bene, che è il dottor Vincenzo Santuccione. Ciao Vincenzo. Ciao. E vorrei chiederti alcune domande, vorrei farti alcune domande che riguardano la salute di chi fa attività sportiva, ma anche di chi non è uno sportivo ma dovrebbe diventarlo. Il tema di oggi è l'ipertensione. Cosa possiamo dire a chi ci conosce, ci segue riguardo questo tema? Beh, innanzitutto è importante inquadrare da un punto di vista dei numeri questa problematica, perché magari può sfuggire l'entità del problema. Qui stiamo parlando di una patologia che coinvolge circa il 30%, anche di più, della popolazione adulta, e abbiamo un altro 15-17% che ha dei valori pressori borderline. Una cosa importante da dire è che una buona fetta dei soggetti che hanno già l'ipertensione non sanno di averla, e quindi questo spesso mi accade nella pratica clinica quotidiana di rilevare dei valori pressori elevati in soggetti che non avevano idea di essere ipertesi, e quindi di fare prima diagnosi. Quali sono i sintomi che presentano una patologia del genere? Allora, i sintomi possono essere veramente tanti, si va dalla cefalea mattutina, gli acufeni, cioè il ronzio nelle orecchie, ci può essere l'epistassi, ci possono essere dei problemi oculari, delle vertigini. I sintomi possono essere tanti, però nella maggior parte dei casi la persona non ha sintomi, e l'assenza di sintomatologia è comunque un problema, perché magari non avendo sintomi si va a diagnosticare l'ipertensione in uno stadio magari in cui già ha provocato dei danni a livello sistemico, cioè di organi e apparati. Ci sono altre patologie che si possono associare all'ipertensione? Questa è una domanda molto pertinente, perché spesso e volentieri la condizione di ipertensione si associa ad altre problematiche. Sicuramente ci può essere una familiarità legata all'insorgenza di questa patologia, però è l'età, sicuramente è un altro fattore che incrementa l'incidenza di questa patologia. Però spesso e volentieri si associano altre problematiche che concorrono ad aumentare ulteriormente il rischio di complicanze cardiovascolari a medio e lungo termine. Queste patologie sono il diabete, sono l'obesità, sono la dislipidemia, cioè l'elevata concentrazione ematica di colesterolo, trigliceridi, ma si associano soprattutto condizioni di sedentarietà, e qui magari rientriamo un po' nel tema nostro, perché la sedentarietà è appunto una delle condizioni che predispongono all'insorgenza di questa patologia. Assumiamo che il popolo che ci segue è un popolo di ciclisti, quindi sportivi. Come si fa la diagnosi dell'ipertensione? Allora, la diagnosi iniziale è semplice, perché basterebbe misurarsi la pressione. Chiaramente la pressione va misurata con delle regole ben precise. Bisogna fare 5-10 minuti di riposo, quindi bisogna essere lontani da un'attività fisica intensa, lontani dai pasti, in un ambiente in cui non sentiamo né caldo né freddo. Si fanno più misurazioni, anche due o tre misurazioni, e si fa una media di queste misurazioni. Chiaramente in molti casi magari si hanno dei dubbi sulla diagnosi, per cui è importante effettuare degli esami in più per meglio caratterizzare la condizione clinica del paziente. Quindi si può fare una misurazione nelle 24 ore della pressione ambulatoriale, quindi con un apparecchio elettronico che ci misura costantemente per 24 ore la pressione arteriosa, e quindi alla fine fa una media di tutta la giornata. Poi, una volta posta diagnosi di ipertensione, sarebbe opportuno andare a fare degli esami specialistici in più per meglio caratterizzare appunto la condizione. Comunque bisognerebbe rivolgersi a un professionista. Assolutamente, rivolgetevi al vostro medico di base innanzitutto, e poi al vostro specialista, magari in medicina dello sport, perché potrà
fare o al vostro cardiologo. Figure che, importanti. Sì, sono figure importanti che magari spesso e volentieri si trovano a collaborare per avere una gestione della patologia. Quali comportamenti dovremmo assumere una volta che viene diagnosticata l'ipertensione o per evitare? È possibile che si diventi ipertesi se non si è predisposti, magari legati ai comportamenti che assumiamo, stile di vita, mangiare? Assolutamente sì, assolutamente sì. Il trattamento dell'ipertensione prevede, questo secondo le linee guida internazionali, al primo posto l'intervento sullo stile di vita, e quindi alimentazione corretta, attività fisica, ma io direi anche andare a controllare per esempio la qualità del sonno, che è un'altra cosa importante. Se si dorme bene, se si riposa il numero di ore sufficienti durante il giorno, durante la notte ovviamente, ma anche il giorno, perché magari un riposino può essere utile. E poi solo in seconda battuta c'è il trattamento farmacologico, ok? E questa gestione della, diciamo, questa attenzione allo stile di vita, come tu hai ben detto, non solo ci consente di trattare un'ipertensione magari allo stadio iniziale già diagnosticata, ma ci permette di prevenire delle condizioni che magari in futuro ci potrebbero portare a sviluppare un'ipertensione. Certo. Da un punto di vista alimentare, ci sono delle cose che dovremmo fare o non fare, perché l'alimentazione è particolarmente importante anche per la prestazione sportiva, quindi noi magari siamo, diciamo, tentati dall'assumere sali, integratori, però senza magari porci a un controllo. Dal punto di vista dell'ipertensione come funziona? Allora, ecco, sicuramente a grandi linee, però dopo aver inquadrato bene il paziente, la persona, con esami cardiologici ma anche ematochimici, insomma dopo aver fatto un quadro completo ed esaustivo della condizione clinica del paziente, sicuramente attuare delle strategie alimentari che prevedano una dieta iposodica e quindi attenzione all'assunzione di sali, una dieta magari con le giuste calorie e limitando appunto l'introito di grassi, soprattutto di origine animale, e di zuccheri raffinati. L'alcol? L'alcol è sicuramente da assumere in modo corretto, perché il buon mezzo bicchiere di vino o la birra appena si arriva, sì, magari non appena si arriva, perché magari poi ci possono essere altri problemi legati a questioni di temperature o quant'altro. Però birra fresca, ambita, quando si va in bici, sicuramente una persona che sta bene può reidratarsi con una bevanda piacevole, anche a leggera base alcolica, se sta bene, chiaramente non ne beve un litro, ma se in quantità adeguate. Okay. E sicuramente anche l'assunzione di sostanze nervine, questo è anche un altro tema, perché spesso assumiamo sostanze nervine che possono essere dal caffè al tè al cacao, ma anche in molti integratori che noi prendiamo, i cosiddetti energizzanti che contengono ginseng, guaranà, maca, taurina, esatto. Attenzione soprattutto nei soggetti che hanno dei valori pressori un po' non proprio ottimali. Benissimo, se volessimo utilizzare l'attività sportiva come medicina preventiva, come dovremmo strutturare un'uscita, un allenamento per essere efficace dal punto di vista della salute? Sì, mi permetto di togliere il se, perché non se dovessimo, dobbiamo utilizzare l'attività fisica. L'Organizzazione Mondiale della Sanità e le linee guida sulla prescrizione dell'esercizio fisico dicono che un soggetto dovrebbe praticare almeno 150 minuti di esercizio fisico da moderato ad intenso durante la settimana, 150 minuti suddivisi in almeno 3 sedute, senza fare più di 2 giorni di riposo. Quindi, 3 giorni a settimana, magari a giorni alterni o ogni 2 giorni, fare dai 30 ai 50 minuti di attività fisica
ad ogni seduta. Sicuramente chi va in bicicletta fa un'attività fisica di quantità superiore. Allora io dico, fatevi una prova da sforzo, perché oltre a controllare il funzionamento dell'apparato cardiovascolare sotto sforzo, noi possiamo individuare, grazie alla prova da sforzo, i parametri corretti su cui impostare l'allenamento ai fini migliorativi nei confronti dell'ipertensione. Quindi prestazione ma anche salute. Esatto, esatto, perché grosso modo ci si dovrebbe allenare tra il 50-60 e l'80% della frequenza cardiaca massima raggiunta durante la prova. E non quella teorica che si conta con la formula l'età meno 120, insomma, quelle formule che ci danno quel range massimo di frequenza cardiaca che possiamo raggiungere. Per misurarla dovremmo recarci a un centro di medicina sportiva, farci visitare e fare una prova massimale per avere, diciamo, un risultato attendibile. Sì, sarebbe più efficace, perché insomma una prova da sforzo massimale porta il cuore a uno stress elevatissimo ed è bene che ci sia un professionista che ci assiste. Sicuramente, sicuramente. Puoi gestire anche la seduta di allenamento in modo corretto, con un adeguato riscaldamento. Non partiamo sempre subito a tutto, o rientriamo magari perché non abbiamo tempo, rientriamo senza fare il dovuto defaticamento. Riscaldamento, allenamento, defaticamento. Benissimo, grazie al dottor Santuccione per i suoi consigli, e avremo altre pillole che riguardano sia la prestazione e sia la salute dei ciclisti. E grazie, grazie al nostro Moreno Di Labio, grazie al dottor Vincenzo Santuccione, così come grazie, ci è tornato a trovare Alessio Di Toro. Ciao Alessio, ben ritrovato. Buonasera. Per presentarci l'edizione del Memorial Di Toro Fantini, tra poco vediamo anche la locandina, si corre domenica a Sant'Eusanio del Sangro, categoria allievi, ecco qua, domenica 19 giugno, secondo Memorial Mario Di Toro. Quarto Memorial Giuseppe Fantini. Rispetto all'anno scorso, innanzitutto cambio di data. Scorso anno, fine dell'estate, sì, adesso l'inizio, anche se insomma col caldo che fa, dire che siamo all'inizio dell'estate, già sono praticamente quasi ridotto in bottiglia, però cambio di data, cosa dobbiamo aspettarci, Alessio? Torniamo con questo secondo appuntamento a distanza di poco meno di un anno, con la volontà, la voglia di costruire qualcosa che duri nel tempo. Quest'anno abbiamo, come dicevi tu prima, cambiato la data e abbiamo cambiato anche il luogo dove abbiamo studiato in questi mesi invernali cosa poteva essere più congeniale, e abbiamo scelto un percorso molto interessante principalmente per due motivi. Il primo, che ha una valenza simbolica, perché sono le stesse strade dove da ragazzo mio padre si allenava, come si allenava anche Giuseppe Fantini. È un circuito, poi chi verrà a vederlo vedrà, dove passerà gli atleti passeranno davanti la casa paterna di papà, come passeranno anche davanti la casa dei nonni di Domenico Fantini, quindi assume un valore oltremodo simbolico. Poi un circuito molto interessante dal punto di vista anche tecnico, perché potrebbe essere in grado anche di ospitare una competizione a categoria maggiore. Quindi è stato così studiato per poter comprendere più significati. Questa sera capitate proprio a pennello, perché categoria allievi, Luciano, noi fino a poco tempo fa praticamente è stato una specie di fil rouge il ciclismo giovanile. Spesso e volentieri si dice, è anche vero, che non ci sono appuntamenti per le categorie giovanili. Questo ci fa particolarmente piacere, insomma è dedicato alla categoria allievi, anche è un appuntamento, oltre che simbolico, che può essere l'opportunità
per i ragazzi, che poi abbiamo visto quante difficoltà incontrano da qui a diventare, glielo auguriamo tutti, Pogačar, ma non tutti ci riescono. Sì, senza ombra di dubbio, noi ci stiamo impegnando in questo senso, io e Domenico Fantini, a promuovere i giovani. Credo che soprattutto nel nostro... Lo salutiamo perché dietro le quinte, quindi... Dietro le quinte. Lo salutiamo. Quindi stiamo facendo uno sforzo enorme e siamo veramente soddisfatti, credo sicuramente che lo saremo ancora di più quando poi ci sarà questa competizione domenica, di fare questo lavoro di promuovere soprattutto i ragazzi e soprattutto nel nostro territorio. Siamo orgogliosi di questo, quindi che vinca il migliore. Assolutamente, questo è poco ma sicuro. Quali adesso, diciamo, Alessio, che si torna un po', stiamo tornando lentamente, ma ci stiamo tornando alla normalità. Non so se rispetto all'anno scorso avete trovato nell'organizzazione qualche tipo di differenza, qualche possibilità, qualche lacciolo in meno, qualche possibilità in più, ti chiedo, perché evidentemente il 2021 è molto diverso dal 2022. Credo di sì, il 2021 è stato un episodio forse abbastanza stagnante. Quest'anno torniamo alzando anche forse l'importanza della manifestazione, perché è un campionato regionale della categoria allievi. Grande aiuto ci hanno dato, ci stanno dando e ci daranno ancora la SD Guarenna di Casoli, sì, che hanno svolto e stanno svolgendo un lavoro tecnico davvero così ineccepibile, preciso, con un entusiasmo incredibile. Ho conosciuto questi ragazzi e veramente ci stanno dando un aiuto incredibile. Eh sì, noi li salutiamo anche perché insomma sono sono amici di questa trasmissione. Mi emoziona quando Alessio dice ci stiamo impegnando sia lui che Domenico a lavorare soprattutto sulle categorie giovanili. Mi emoziono perché i loro genitori, il loro ideale era le categorie giovanili. Noi ricordiamo che Mario Di Toro innanzitutto è stato presidente del comitato regionale per 8 stagioni, mi sembra, per 2 mandati. E Giuseppe Fantini ha collaborato molto con Mario perché è stato capo della struttura federale, quindi sono stati ancor prima atleti del ciclismo e sono stati bravi atleti, ma soprattutto sono stati grandi dirigenti, e questo lo voglio sottolineare perché soprattutto con Mario Di Toro in quegli anni anch'io avevo una società di base, quindi il confronto con il presidente era quasi quotidiano. E effettivamente... Com'era il confronto? Perdonami se ti interrompo, com'era il confronto? Parliamo ovviamente di persone, ma forse anche di tempi diversi, ecco perché ti faccio la domanda. Com'era il confronto in quelle stagioni, in quei casi? Era un confronto veramente speciale perché avevamo dirigenti che facevano i dirigenti per grande passione, perché sì, erano stati grandi atleti nel passato, però poi a livello dirigenziale in anni anche complicati di economia, perché negli anni 80 non è che, o 90, non è che il ciclismo a livello economico era molto complicato, quindi sono stati dirigenti che sono stati anche molto ma molto vicini alle società di base, ciò che magari in questo momento le distanze si sono un po' allontanate. Comunque gli faccio i complimenti perché poi il Chietino e la Valfrentana su questa categoria ha investito molto, perché a Fossacesi addirittura in categoria allievi c'è una grande classica del ciclismo che è il trofeo Alessandro Fantini, che vanno a ricordare anche uno dei corridori più prestigiosi di quel territorio ma anche del ciclismo nazionale. Quindi noi ci auguriamo appunto di vedere questa manifestazione e di vedere anche dei risultati sportivi che premiano un po' il nostro territorio regionale, perché in effetti anche in questa categoria si sta facendo fatica a tirar fuori grandi atleti, e noi appunto domenica assisteremo a questa grande manifestazione con grande interesse. Alessio, ti chiedo, visto che insomma te
fai parte, buon per te, sei giovane, di una generazione che si avvicina al mondo della dirigenza ciclistica, magari lo si fa all'inizio in punta di piedi, però è anche vero che ti avvicini ad un mondo e spesso probabilmente non so quali sono le idee nuove che magari un giovane come te può avere che non hai trovato in questo mondo, se ci sono. Indubbiamente in questa fase organizzativa di queste manifestazioni noi cerchiamo di dare anche degli spunti nuovi, delle novità, di studiare appunto come abbiamo fatto dei circuiti, spero che sicuramente interessanti. Io ritengo il ciclismo oltre uno sport di coraggio, di fatica, di grande sacrificio, lo considero anche uno sport in cui ci si deve essere dello spettacolo, perché il ciclismo è anche spettacolo, una manifestazione ciclistica in toto per quel paio di ore che dura deve cercare di dare agli spettatori quelle emozioni che magari altrove non riesce a trovare facilmente. Quindi per chi verrà a vedere domenica questa competizione troverà delle novità un po' in diversi punti, in diversi spunti che cercheremo di dare. Quindi ce ne sveli qualcuna? Tanto magari quelle che si possono dire, poi noi non vogliamo svelare tutto, altrimenti poi quelli che vengono da voi dicono: vabbè, io ho visto giovedì sera, avete detto tutto, perché immagino che ci stiano seguendo tutti, scherzo, però qualche novità, giusto per... Allora non diciamo niente, poi faremo vedere le immagini. Va bene, noi ovviamente ci auguriamo, ma siamo sicuri che sarà una bellissima manifestazione. E ne abbiamo parlato nelle scorse puntate, in ambito Giro d'Italia, il fatto che il circuito probabilmente oggi a livello di spettacolarità dà qualcosa in più della tappa che parte da un luogo e finisce in un altro, ecco, è stata anche una cosa che vi ha pervaso oppure era una cosa che avevate sostanzialmente? Sì, sicuramente sì, anche perché poi le idee vengono guardando sempre un po' negli spazi altrui, quindi cerchiamo anche di ispirarci alle grosse manifestazioni nazionali che sono insomma quelle presenti e quelle su cui ci agganciamo per poter studiare poi nel nostro piccolo quello che poi andremo a concretizzare. Quindi indubbiamente sì. Per quanto riguarda il movimento categoria allievi, come lo state trovando? Cioè, che situazione è come categoria? Credo una situazione buona, perché questo sempre insieme a Domenico abbiamo visto grandissimo entusiasmo da parte delle squadre che verranno a trovarci e che gareggeranno. È stato un continuo di telefonate per poter partecipare, abbiamo visto veramente una calorosità che non ci aspettavamo. Te dagli eri forte. Ma ero, sì, abbastanza... Sì, eri forte, dai, eri forte. Va bene, vediamo, rivediamo la locandina, così diamo l'appuntamento, poi vediamo anche tutti gli altri. Maurizio, sono le ultime fatiche, da domani vai in vacanza, quindi beato te. Domenica non perdetela assolutamente, Memorial di Toro Fantini, secondo Memorial Mario Di Toro, quarto Memorial Giuseppe Fantini, assolutamente da non perdere, domenica 19 giugno, gara ciclistica, categoria allievi, la leggiamo strada facendo, vedete, è anche campionato regionale Abruzzo, il movimento è un po' lento, l'andamento lento, come cantava Tullio De Pisco, ma ci arriveremo, terza prova del trittico della Val di Sangro, località Brecciaio. Brecciaio è una contrada di Sant'Eusagno ed è il punto di partenza e arrivo. Questa forse credo che sia anche un'altra cosa importante da dire, è un circuito che abbraccerà quasi tutte le contrade del territorio comunale di Sant'Eusagno, quindi tornando al discorso dello spettacolo, passando in diversi punti del territorio comunale, credo che anche chi magari non vuole proprio avvicinarsi nel punto di partenza e arrivo potrà comunque assorbire così un po' qualche immagine degli atleti che passeranno. Assolutamente sì, ecco qua, questo è il percorso, lo vedete, poi
adesso avete la possibilità, insomma, di farvi un'idea. Per chi magari conosce il luogo, per me che sono un po' distante, ho intravisto, ma non è che abbia riconosciuto molto i luoghi, però saranno sicuramente luoghi splendidi. Vediamo gli appuntamenti di questo fine settimana. Il 18 giugno a Prato la pedalata non competitiva Pink Bike per il fuoristrada, per gli amatori pedalata della speranza per Dennis e Joe, cicloturismo sempre domenica per il cicloturismo, prima cicloturistica città di Pineto, terre del Cerrano, Parco della Pace, via D'Annunzio a Pineto, poi come vi abbiamo detto secondo memorial Marlio di Toro, quarto memorial Giuseppe Fantini a Sant'Eusanio del Sangro, poi saremo già al 25, quindi li diamo la settimana prossima gli appuntamenti. Grazie Alessio per essere stato con noi e in bocca al lupo. Grazie a voi. In bocca al lupo per domenica, ne avete bisogno come tutti gli organizzatori, anche solo per il fatto che comunque riconsegnate ai ragazzi la possibilità di sfidarsi tra di loro, ed è una cosa importantissima. Ciao Luciano, ci vediamo giovedì prossimo. Buonasera a tutti. Grazie. Grazie a voi che ci avete seguito, grazie a Maurizio Daguì che non ritroverò in regia giovedì prossimo, ma tra due giovedì, buon riposo a lui, ci sarà Karim Finotti che questa sera un po' ha studiato come si sviluppa la trasmissione, grazie a voi che ci avete seguito, ci vediamo tra 7 giorni, buonanotte.